Questa dell'attività e della socialità è sicuramente una delle chiavi dell'invecchiamento attivo, il tema della nostra puntata di oggi. Allora, Grazia Leone è andata per esempio da un gruppo di persone che si allenano quotidianamente, magari le prime volte ci andavano un po' così annoiati, però poi col tempo ci hanno preso gusto e guardate quali sono i vantaggi. Buongiorno a tutti! Come vedete qua abbiamo i tubi. Pensavo stamattina di farvi fare un po' di tonificazione per le spalle e per le braccia, su e giù. Teniamo. Frequento questo corso da 3 anni ed ho trovato dei miglioramenti eccezionali per la mia mobilità. E su. Avevo forti mal di schiena e altri problemi, adesso sto molto meglio. Tutti i movimenti che ci fanno fare ti rimettono al mondo. Vai, pianino! Fare attività fisica quando i capelli sono bianchi, svolgendo esercizi adatti con una guida esperta. Nell'impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini a Roma succede 2 volte a settimana. Acqua gym in piscina e ginnastica dolce in palestra per stare meglio in tutti i sensi. Grazie all'attività fisica trova giovamento anche nella vita quotidiana? Molto, sì. Nei movimenti, nel fare le scale, nel prendere le cose alte, perché mi allungo molto di più. Io ho 82 anni finiti, prima non mi muovevo e adesso faccio tutti i movimenti con molta più facilità, perché sono più elastica. Ginocchia al petto, testa che viene in avanti. Come ci si sente dopo una lezione in acqua? Molto più sciolti, molto più liberi, più carichi. Vengo con tanta difficoltà, poi sto benissimo. Felice, contenta. Qui a gestire le attività è la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Corsi simili, gratuiti o a prezzi contenuti sono presenti in varie città e sono sempre più richiesti. Occorrerebbe sicuramente velocizzare i rapporti e le comunicazioni fra terzo settore e le istituzioni e dall'altra parte avere una politica unica. Ad esempio nel centro-sud della nostra penisola abbiamo meno investimenti di questo tipo sull'invecchiamento attivo e questo va certamente ad incidere sui costi della sanità. E lavoriamo adesso sulle caviglie per migliorare il nostro equilibrio. Gli anziani soffrono soprattutto di problematiche alla colonna vertebrale, anche alle ginocchia, quindi noi proponiamo delle attività che siano di mobilizzazione della colonna vertebrale e rinforzo della muscolatura degli arti inferiori. L'attività fisica migliora l'equilibrio, il nostro compito è cercare di prevenire le cadute degli anziani. Ho acquistato più stabilità fisica, migliorato la postura. E poi mi piace l'ambiente. Li vedete anche fuori o...? Uno sì, andiamo a ballare anche fuori. L'umore è migliorato? Sì, sì. Migliorato anche il rapporto con le altre persone. Si riacquista anche la giovinezza? Sicuramente, è una cosa meravigliosa. Sciolgo tutto. Bravi. Allora, vediamo che cosa ci dicono i dati, grazie. Allora, innanzitutto con l'aumentare dell'età ci si muove sempre meno, in particolare le persone che hanno oltre 65 anni svolgono poca attività in generale, attività fisica, non prettamente sportiva ma generale. In particolare l'attività svolta è sufficiente, come vediamo nel cartello, per il 40% di loro, è parziale, quindi non sufficiente, per il 22% e addirittura assente per il 38%. Sono dati di Passi d'Argento, che è un osservatorio dell'Istituto Superiore di Sanità, che ci segnala anche un altro fattore importante, cioè la sedentarietà è più frequente laddove lo stato socio-economico è più svantaggiato. Professor Landi. Che aggiungere? È questo, dobbiamo fare questo, dobbiamo quelle percentuali così basse le dobbiamo smuovere. Il servizio è perfetto. Noi, ma già da tanto tempo, il mio programma, che poi è diventato il programma in realtà del Gemelli, di terzo settore, si chiama Longevity Run. La longevità te la devi conquistare. Quello che noi abbiamo visto non è for free, non è gratis. La genetica, più del 20%, ormai lo sappiamo, non incide. È tutto il resto che incide. Noi dobbiamo lavorare su questo tipo di programmi. A che età bisogna cominciare? Cominciare subito, ma l'altra buona notizia è che a qualunque età modifichiamo,
La professoressa prima ha detto che non faceva attività fisica, in realtà fa giardinaggio, perché le piace. E quella è un'attività motoria insieme alla musica e al pianoforte, le due attività. Ma quello che voglio dire è importante scegliere quello che ci piace, dare l'opportunità di farlo. E c'è un ultimo piccolo problema. Funziona come funzionano le medicine. Prescrizione, due volte a settimana, per sempre. Chi è iperteso, le medicine le prenderà per sempre. L'esercizio fisico funziona se lo faccio sempre.